La raccolta del vetro continua a crescere in Lombardia, ma oltre il 10% non può essere riutilizzato per via delle impurità. Fabrizio Patti. La pandemia non ha fermato il recupero del vetro. Quello che non hanno conferito bar e ristoranti è stato compensato dalle famiglie. La Lombardia, con 481.000 tonnellate raccolte, ha visto una crescita nel 2020 del 3%, sopra il più 2,6% nazionale. La raccolta pro capite è arrivata a 48,3 kg, quasi 2 in più del 2019 e poco sopra la media del nord. I valori sono quasi triplicati dal 1997, quando fu fondato il consorzio Coreve. L'Italia ha già superato l'obiettivo europeo di recupero al 2030 ed è al secondo posto tra i grandi paesi dell'Unione dopo la Germania, ma un grande punto debole, le troppe impurità che fanno scartare oltre il 10% del vetro raccolto. Buttarlo con il sacchetto di plastica può sembrare un errore da poco, ma non lo è. Invece quel sacchetto lì è opaco e quando ci sono i famosi lettori che individuano il problema che non è vetro, buttano via le quattro bottiglie insieme al sacchetto. Da evitare assolutamente anche i bicchieri e tutti gli oggetti di cristallo, di ceramica e di pirex. Tutto quello che non è bottiglie, barattoli o vasetti va nell'indifferenziato. Per salire ancora nel recupero bisognerebbe separare il vetro chiaro da quello scuro. Le prime sperimentazioni in Italia sono partite in Friuli Venezia Giulia.